150 firme raccolte nella prima ora e mezza di apertura dell'attività. E il contatore dell'inchiostro è continuato a salire per tutto il pomeriggio fino all'epping serale in cui tanti, giovani e meno giovani, si sono alternati ai tavoli di Piada Marina per salvare il frequentato chiosco del porto da un cavilloso caso burocratico che è diventato un caso del popolo. Dopo 16 anni di attività, il demanio, proprietario del terreno su cui sorge Piada Marina, ha infatti dichiarato abusiva l'occupazione edilizia, non rinnovando la concessione e di fatto costringendo l'attività a chiudere il 2 ottobre prossimo. Dopo giorni di ipotesi e rimbalzi di competenze, tanti pesaresi stanno alzando la voce per chiedere una sospensiva ad un provvedimento reputato svilente dell'attività imprenditoriale. Tra questi c'è Davide Paso che per tutta la giornata di oggi ha promosso una raccolta firme dedicata alla causa. Tanta gente è arrivata a firmare, sono arrivati da Ormorciano, sono arrivati da Monbaroccio, cioè stanno arrivando da, non soltanto da Pesaro. La dimostrazione è che questo è un luogo sacro, amato dai, da tutti, non soltanto dai pesaresi. Eh, basta dire che siamo al porto, alla sera c'è il tramonto, stai tranquillo, ti mangi qualcosina qui, sei felice con le tue famiglie, con l'amorosa. Quindi diciamo che è un luogo normalissimo che nell'immaginario collettivo forse viene, tra virgolette, violentato da scelte che non, la maggior parte delle persone non condividono, non capiscono. Questo forse è il problema più grosso che, che è riuscito a perforare la sensibilità delle persone. E per fugare ogni dubbio sull'incisività della raccolta firme, il PASO sottolinea il riflettore non indifferente che si sta accendendo sulla questione. L'obiettivo della raccolta firme è quella di far recedere sicuramente l'autorità portuale dalla, dalla chiusura del locale ma anche far capire che in mancanza di un piano del porto noi vorremmo, eh, affinché l'autorità la, la, portuale facesse, redigesse un nuovo piano del porto, facesse una sanatoria e tutti coloro che in questi anni hanno investito soldi, denaro, sudore, e professionalità, venisse ripagata con un... Siete, siete tutti a posto. L'unica cosa che ci manca, forse in questa Italia, è che fa capire come un determinato mondo, che sia militare o pubblico, sia molto lontano dalle, dalle problematiche reali. E qui abbiamo 10 dipendenti, c'è un titolare che ha investito e dopo due anni di Covid tu dalla sera alla mattina non puoi. Uccidere un'attività in questa maniera. L'unica cosa che chiediamo è in questo momento una sospensiva del tutto e rimetterci a un, a un tavolo tutti insieme e cercare di capire che cosa vogliamo fare di questo porto, perché il problema non è soltanto di Piada Marina. Se non c'è un piano del porto, molte attività del, del porto sono in difficoltà e vogliamo lavorare anche per loro. Non solo firme, le carte del caso Piada Marina finiranno anche nelle stanze delle comune, col consigliere di minoranza Francesco Totaro, vicepresidente della Commissione Attività Economiche, che ha convocato d'urgenza la suddetta commissione, nonché la commissione urbanistica. Ho chiesto di convocare le due commissioni per poter discutere per un piano regolatore. Un piano regolatore che vent'anni fa era stato fatto, era stato inviato al Ministero delle Infrastrutture, però non è mai passato perché il ministero delle infrastrutture aveva chiesto delle integrazioni e queste non sono mai state fornite dal, dal comune di Pesaro. I tempi per quanto riguarda il piano regolatore logicamente ci vorrà del tempo, però, quello che si chiede è che venga effettuata una prologa per poter dar modo a questi ragazzi, a questi giovani imprenditori, di poter lavorare.